Non si può aspettare oltre. Lorenzo Riva, presidente di Confindustria ecco e Sondrio, cui aderisce l'associazione di categoria ANEF, interviene sul possibile stop del governo all'apertura degli impianti. Sappiamo bene che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità sono la salute e la sicurezza di tutti, dichiara. Questa è una preoccupazione centrale anche degli operatori del turismo, fra i quali i gestori degli impianti, che però hanno bisogno di certezze per organizzarsi in vista della stagione invernale. La preparazione delle piste richiede molte giornate di anticipo rispetto all'apertura e costi ingenti prosegue Riva, che gli operatori non sarebbero più in grado di ammortizzare se l'apertura fosse dopo Natale o addirittura annullata. La filiera del turismo invernale è basata sul compatto a neve e sul suo indotto. Bisogna valutare tutti questi aspetti, dichiara il presidente degli industriali, prima di scegliere di rinunciare totalmente alla stagione con grave danno per l'economia di un'intera provincia. No alla concorrenza tra paesi, sì al coordinamento europeo. Infine il tema Ristori: se salta il Natale è compromesso l'intero anno. Il governo deve intervenire con interventi di sostegno congrui rispetto al peso del danno subito dagli operatori.